Ma lo sai cosa ci ha fatto a Giuseppe? No, cosa ci ha fatto? Ci ha rubato i soldi in casa. Povrato, ma come ne fa? Hanno suonato due tizi e hanno detto di essere dell'azienda del gas. Gli hanno chiesto di vedere le vecchie bollette e tutte quelle cose lì. Mentre uno dei due lo distraeva, l'altro gli rubava il borsellino. Madonca, ma sai che mi hanno detto che alla Maria ci hanno fatto la stessa cosa? Ma dai. Solo che a lei ci hanno detto che erano due del comune. Boia? Boia d'un mandleder. Brisa Feraxè. Non bisogna lasciare entrare gli sconosciuti in casa. Non vi è nessun obbligo di far entrare nella vostra abitazione funzionari o personale di aziende pubbliche o private che gestiscono servizi pubblici. Nessuno chiede presso l'abitazione il pagamento di bollette o la richiesta di risarcimenti. In ogni caso di dubbio, comunque, è possibile verificare l'identità della persona chiedendo un tesserino e verificando telefonicamente presso l'ente di riferimento. Inoltre va considerato che gli enti per tante attività sono raggiungibili attraverso altre vie, ad esempio la lettura dei contatori è possibile anche telefonicamente. Se non si è certi dell'identità delle persone che sono alla porta, in ogni caso non devono essere fatte entrare. Se queste persone sono riuscite ad entrare presso la vostra abitazione, non abbiate atteggiamenti e comportamenti aggressivi per evitare di mettere in pericolo la vostra incolumità, ma avvertite immediatamente gli organi di polizia e la polizia municipale di quanto è accaduto.